Gli obiettivi di questo polo sono fondamentalmente quelli di promuovere l'innovazione all'interno del mondo chimico-farmaceutico della regione Abruzzo. Questo si fa fondamentalmente tramite innovazione di processo, perché siamo aziende manufatturiere di trasformazione, di prodotto, aiutando le piccole spin-off a sviluppare progetti nell'ambito chimico-farmaceutico, e innovazione organizzativa, cioè mettere insieme esigenze di varie organizzazioni per fornire servizi competitivi all'interno del polo per i soci e anche da venderli all'esterno. Il tutto porta a una professionalizzazione del network abruzzese e quindi a un aumento, anche una ricaduta dell'occupazione e delle attività economiche intorno al mondo chimico-farmaceutico. Il settore chimico-farmaceutico è sicuramente una delle pochissime realtà abruzzesi che è in espansione. Noi ha un indotto, un'occupazione diretta superiore alle 1500 unità, con indotti molto importanti. Se poi parliamo di quanto fatturano in Italia le aziende rappresentate nel polo, con la presenza di grandi gruppi siamo oltre i 2 miliardi di euro.